Care amiche ed amici, qui il vostro Saint-Jean. Come abbiamo potuto vedere in questi giorni, grazie all'esempio della Fornero, i nostri politici sono tutti uguali, anzi sono più uguali di tutti gli altri, perché come avrete potuto vedere loro sono uguali e si trattano da persone uguali. Noi invece non siamo uguali, noi siamo i diversi, e ci trattano da diversi, da minoranze, da maggioranza dei cittadini. Loro hanno amici politici, amici miliardari, e certo, chiunque la chiami la Fornero, lei lo aiuta se ha una condanna penale o qualcosa del genere. Non viene a dirci che è stato un favore, no? Pure tu che mi ascolti la puoi chiamare dal carcere. Certo, chi ti risponderà? Se incluso i detenuti hanno diritto ad una chiamata telefonica al Ministero di Giustizia e non gli risponde neanche il subsegretario del segretario del segretario del cancelliere regionale? Invece la Fornero ha detto: chiunque mi chiami, io gli contraccambio il favore. Ma chi la chiama? La chiama l'uomo qualunque della strada che c'ha per uno spinello il figlio in carcere? No, non la chiama l'uomo qualunque. Chi la chiama? La chiama il miliardario, la chiama il figlio dell'industriale. Non la chiami tu, perché per te non c'è il numero, per te non c'è niente. Ecco chi la chiama: il figlio del faccendiere, dell'avventuriere politico. Ma tu, cittadino qualunque, più uguale di tutti gli altri, non sei. È diverso. Loro sono uguali, però non uguali a te, uguali tra di loro. Addio.